Buongiorno a tutti, presento i ragazzi della scuola Enrico Medi, liceo scientifico di Barcellona, Pozzo di Gotto in provincia di Messina, che hanno svolto la loro attività formativa nell'ambito del progetto di alternanza sui rifiuti marini, che è stato effettuato presso la sede ISPRA di Milazzo, sia attraverso attività di laboratorio che attività sul campo relative alla problematica dei rifiuti marini e diciamo, a metodi di monitoraggio, di studio e anche possibili attività di mitigazione dell'impatto delle plastiche sull'ambiente. I ragazzi che presenteranno il lavoro, sono due, anche se durante il progetto sono stati sette ragazzi coinvolti nelle 30 ore di attività. Presso la sede ISPRA di Milazzo ci ha visti coinvolti su tre fronti. Le attività sul campo, dove abbiamo campionato i rifiuti in spiaggia e relativamente li abbiamo classificati. Le attività in laboratorio, dove abbiamo dissezionato vertebrati marini e osservato i contenuti stomacali. E infine osservazioni di filmati con il ROV e un consecutivo visual census dei filmati. La prima fase si è svolta sui due versanti della penisola di Milazzo, la riviera di Ponente, detta Punta Tono, e la riviera di Levante, detta Croce di Mare. Durante il campionamento nei due siti ci siamo concentrati su tre transetti, i 33 metri l'uno. Abbiamo raccolto e classificato il materiale raccolto e in seguito ci siamo anche aiutati con un setaccio per classificarlo, annotando sul protocollo tutte le informazioni, come la categoria di rifiuto e le relative quantità. I dati raccolti sono infine stati organizzati in due tabelle, dove sono stati fatti due grafici a torta, da cui si evince che il rifiuto maggiormente presente è la plastica, con una percentuale di oltre il 60%. Nelle due spiagge sono stati individuati anche alcune categorie più presenti. Per Punta Tono sono state il T7, il T18 e il T53, mentre per Croce di Mare sono state il T1, il T7, il T19 e il T37. La seconda fase si è svolta presso i laboratori ISPRA, dove ci siamo dedicati alla dissezione di alcuni esemplari di Galeops melastromus, detto Gattuccio. Grazie alla professionalità della dottoressa Romeo, ci siamo aiutati e siamo riusciti a dissezionarli autonomamente. In seguito abbiamo esaminato al stereomicroscopio i contenuti stomacali e anche quelli di un pesce spada, molto più grande di quelli. Infine, l'ultima fase di attività ci ha visti coinvolti nella visione di alcuni filmati realizzati con il ROV dell'ISPRA durante le campagne di monitoraggio dello stato dei fondali marini dell'arcipelago eoliano effettuate nel 2011, svolgendo un censimento visuale degli eventuali rifiuti presenti in quest'area. Il ROV, Remotely Operated Vehicle, rappresenta numerosi vantaggi. Infatti non è uno strumento invasivo, consente di esplorare ampie zone e consente anche di arrivare a grandi profondità. Durante la visione dei video abbiamo analizzato diversi filmati e classificato i rifiuti individuati in appositi protocolli, annotando, oltre ai dati relativi al sito e alle sue caratteristiche fisiche, anche il tipo di rifiuto e l'eventuale destinazione e il rapporto di questo con l'ambiente circostante, come l'entità del ricoprimento per stimarne il possibile danno. L'eventuale presenza di un rifiuto, come la cima presente in questo frame, può determinare un rischio per le specie viventi, come nel caso dei due ricci matita presenti in foto, che possono restare impigliati in tali resti. Nel complesso, dalle analisi effettuate, il fondale marino eoliano appare caratterizzato da una fauna e una flora marina molto ricca e variegata. Fortunatamente non sono comuni i rinvenimenti di rifiuti e dove trovati, questi poggiano su differenti substrati, sia inorganici sia organici, come le associazioni di ostrea più visibili, importanti assemblamenti che di certo meritano di essere protetti mediante l'applicazione di protocolli di conservazione degli enti ufficiali preposti, ma dove appare anche importante il contributo dei cittadini e la cura dell'ambiente marino da parte dei volontari. Giunti alla conclusione di questo percorso, abbiamo capito che la plastica, sebbene sia entrata nella nostra vita come un'alleata di tutti i giorni, deve essere invece gestita con estrema prudenza in tutte le fasi del suo ciclo di vita, dalla produzione allo smaltimento. L'uomo, che sulla Terra rappresenta la minoranza, circa lo 0,01% di tutte le specie, in poco tempo è stato in grado di mettere in pericolo il 99,99% di questi. Proprio per questo motivo, ognuno di noi deve contribuire ad un cambio di rotta,
a partire dalle nostre abitudini, con un minor consumo e uso della plastica e una migliore gestione degli interventi di smaltimento. Il riconoscimento che la natura e gli altri esseri viventi sono i nostri compagni di vita, i nostri veri alleati. Abbiamo fatto questo attraverso azioni di sensibilizzazione e divulgazione privati e con le scuole, il MIUR e enti di ricerca come l'ISPRA, per rendere noto a tutti l'importanza della tutela e salvaguardia dell'ambiente marino. Volevo semplicemente ringraziare Domenico e Antonio, che per l'emozione non si sono neanche presentati, per la presentazione. E anche tutti i ragazzi che hanno contribuito a realizzare questo lavoro e a partecipare attivamente a tutte le attività del progetto. Una puntualizzazione che volevo fare è che comunque che tutte le attività svolte sono state effettuate seguendo i riferimenti della strategia marina, in particolare in merito ai piani di monitoraggio, quindi sia il monitoraggio sulle spiagge così come l'inserimento dei dati e l'elaborazione, quindi realizzati in un contesto normativo strategico. Un ringraziamento particolare lo vorrei fare a Domenico, che ha sintetizzato in un disegno finale, che è quello dell'ultima slide, a mio avviso bellissima, il messaggio che questo progetto di alternanza a scuola-lavoro, nonostante le poche ore di attività, soltanto 30, comunque ha lasciato il loro. Grazie Domenico, hai fatto veramente un disegno bellissimo. E comunque avete tutti dimostrato un grande interesse verso questo problema, che sicuramente merita grande attenzione.